il porto core ben venga, perché il porto di Civitavecchia, il porto di Roma, o sta dentro uno statuto speciale come può essere Roma e quindi accede a dei finanziamenti specifici, o altrimenti deve essere messo nelle condizioni di poter essere uguale agli altri, visto che in Italia ci sono 14, se non ricordo male, porti core. Non capisco perché non ci, non, il porto di Civitavecchia non ci debba stare. Tieni conto, io ho detto più volte sistema, te lo ribadisco ancora, perché il porto di Civitavecchia deve capire, e soprattutto le imprese, i lavoratori, noi sindacati, che da soli non si va da nessuna parte. Cioè, ci sono troppe guerre intestine, Borgioni, un po' troppe... Ma no, secondo me non c'è nessuno. Allora, le guerre intestine ci sono quando c'è qualche cosa su cui guerreggiare. Noi in realtà ci stiamo discutendo sulle mollichelle. Allora, o decidiamo che vogliamo fare uno sviluppo vero e vogliamo aprire una determinazione del porto di Civitavecchia tutto insieme, del cluster, in modo tale da far diventare questo porto all'altezza di quello che dovrebbe essere. E quindi, ripeto, le infrastrutture interne, la Darsena Grandi Mass, la riconversione dell'Enel, attenzione, perché di questo se ne parla sempre in termini di lavoro dei metalmeccanici, del lavoro della centrale, che sono tutte cose molto importanti, ma non si tiene conto che la centrale di Civitavecchia è dentro un porto. Allora, quando la centrale verrà dismessa, che ci si fa lì? E questo è un piano strategico fondamentale per questo porto, perché se noi lì riuscissimo a sviluppare un deposito doganale, come è nel logistic, potremmo rimettere il porto, con le aree che ci sono intorno, potremmo rimettere il porto su una strada dove riusciremo a occupare la gran parte dei lavoratori occupabili di questo territorio, ma non solo di Civitavecchia. Cioè, noi ci abbiamo davanti una potenzialità importante, perché noi stiamo andando incontro a un cambiamento di sistema. Gli altri porti sono saturi per un certo verso, anche in termini infrastrutturali. Noi invece dobbiamo completarlo il porto, e se riusciamo a completarlo, e per questo è importante il porto core, se noi riusciamo a completarlo adeguandoci a quello che è il nuovo mondo che vivremo post pandemia, forse questo porto lo mettiamo al centro del Mediterraneo. Se noi riusciamo a fare questa scommessa, a vincere questa scommessa, abbiamo fatto l'operazione più grande che potevamo fare. Per poter far ciò bisogna che ci sia una condivisione nel territorio e non un conflitto, perché questo territorio è fortemente conflittuale.